Adesso parliamo dei rischi di inondazione, tema al centro di un convegno nel Trevigiano. Angelo Pangrazio. 80 mm di pioggia in poche ore, il Brenton è gonfio d'acqua che si riversa su Castelfranco Veneto. Grazie a un canale scolmatore, 4-5 metri cubi al secondo finiscono nel bacino ricavato in una cava dismessa. È stata creata una tubazione di 1,80 m di diametro, della lunghezza di 600 metri, che quando il Brenton arriva come livelli a una quota di pericolosa, sfiora e l'acqua viene deviata in questo bacino. Bacino scolmatore in caso di forti precipitazioni, magazzino idrico per far fronte alla siccità. Durante l'estate funziona come bacino di accumulo e integra le portate irrigua dell'attivo impianto di pluviirrigazione che scorre appunto, che è presente nell'area interessata dalla cassa d'espansione. Un modello, quello alle porte di Riese San Pio X, da estendere a tutta la fascia pedemontana, con l'obiettivo di garantire la sicurezza del territorio e preservare le preziose risorse idriche, anche con nuovi strumenti. Il reframe, ad esempio, è uno di questi. Il reframe consente attraverso il satellite, attraverso quindi il web, di dare il consiglio irriguo giusto al momento giusto. Questo consente di risparmiare. Temi al centro del confronto che l'ANBI Veneto, in collaborazione con la Regione, ha tenuto al padiglione Acque di Marghera. Ora si punta sui piani delle acque da mettere a punto in ogni comune. Hanno come scopo principale tutelare il territorio comunale dalle alluvioni e non solo, ma anche preservarlo dal punto di vista qualitativo. Adesso il Cosmo Bike Show.